E benvenuti ragazzi e ragazzi, ben trovati su sempre questo amico Grande Marco. Oggi siamo di nuovo su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, come ogni martedì. Bentornati nella nostra serie principale. Non nella nostra serie principale. Bentornati nel nostro account principale. Pronti per il prossimo video. Siamo sempre nella versione global. Seconda stagione, episodio numero 53. Ragazzi, siamo in questo 53esimo episodio. Con Mark sbarbato, senza barba. Perfetto, bello liscio, proprio muscle man, proprio strafigo. Magari con i capelli che fanno cagare, lunghi. Ah, certo, ma va bene, dettagli. Oggi ragazzi, segniamo sulle summon. C'è una summon, una batch molto interessante, che è questa qua. Sasuke Blazing Birthday Festival. Sasuke, l'avrò detto. Ok, va bene. L'avrò detto forse un migliaio di volte che è uno dei miei personaggi preferiti, oltre a Naruto. O anche, non lui, ma ho anche il Naruto. Ecco, il Sasuke Uchiha Judging the Conventional Skill, che è uno d'ability, non mi dispiacerebbe. Questo qua è il Sasuke Uchiha Two Eternal Lonelings Body, quello Kidori finale. E poi c'è Sasuke Uchiha Long Road to Atonement Body, che è quello del film dopo Shippuden. E Sasuke Uchiha Seal of Shadow del primo anniversario, quello appunto oscuro. Scusatemi, avevano citofonato. Comunque, stavo dicendo, è il Sasuke del primo anniversario. Sivi, ecco, Sasuke Uchiha Seal of Shadow Wisdom Sivi. Non mi dispiacerebbe, devo dire il vero, prenderlo. Non mi dispiacerebbe farmi i summon level, visto che sono 607, quindi tranquillamente ci arrivo all'ultimo livello, che è il 6, se non vado errato. Non si carica, ma un porco giude. Comunque non mi dispiacerebbe, perché magari appunto posso portarlo ad ability più alta. Ok, non mi dispiacerebbe, devo dire, però caldo. Però io voglio ancora aspettare il terzo anniversario per vedere che PG o IPG principali ci sono. Non so se fanno un altro Naruto e Sasuke, perché un altro Naruto e Sasuke è... che palle, cioè un altro che noia dopo un po'. Vabbè, comunque staremo a vedere. Per adesso non mi interessa, cioè mi interessa ma non mi interessa farlo. Andiamo nella story, perché ci eravamo fermati allo stage 22 di New Chu, il nuovo duo con Idan e Kazaku Guzu, non è che si chiama lui. Stage 2204, Amdis Despair. Andiamo, caricos al massimo. Fa un caldos bestios. Porcos giududus. Perché non mi carichi? Eppure internet ce l'ho. Perché non ti muovi giù da cane? Better connection, tua madre, better connection. Ecco perché la sua volta non mi dava la pagina. Ti muovi. Provo a chiudere e aprire il gioco, ragazzi. Provo a chiudere e aprire il gioco. Allora, ci dovremmo essere. Partiamo sempre le solite cose. Stavolta però speriamo che vada. Ah ragazzi, ho in progetto, essendo un grafico, quindi uno che lavora sulla stampa, sulla carta, sulle cose estetiche, dei colori vari, e avevo intenzione di portarvi un video riguardante i fumetti
in questo caso quelli più colorati, come in questo caso quelli di Pokémon. Poi gli altri non ce ne sono. Sì, quelli One Piece e tutto. Ecco, in questo caso inizierei da Pokémon. E mi appunto interessava farvi vedere l'aspetto estetico di un fumetto e di come attrae quella persona che lo compra. Cioè, in questo caso anche i fumetti Marvel e DC, quelli che ho. Non due di più DC, ma due dettagli. Kakuzu. Comunque, cioè, esempio, appunto, avendo tutte e tre per adesso le collezioni di Pokémon, la grande avventura, sia il primo volume che il secondo che il terzo, rispettivamente prima, seconda e terza gen, a livello estetico molti fumetti sono carini. Infatti della prima serie ne ho visti, non vi dico, cioè sì, però vabbè, posso dirvi nel video se voi lo volete specifico. Appunto, ho visto che il numero 2 e il numero 3 della prima serie a livello estetico, a livello di colore, di impatto, mi piacciono, e potrei anche in questo, in un video, se lo volete sempre, ve lo potrei dire nel, come posso dire, nel minimo dettaglio, anche quelli di One Piece, perché quelli di One Piece sono colorati, quindi a livello anche estetico, tutto, Dragon Ball, anche Black Clover si potrebbe fare, Radiant non lo so, One Punch Man si potrebbe fare, perché più di tutti in verità, anche il Dragon Ball Super, anche se il Dragon Ball Super alla fin fine sono, cioè, sì e no, cioè, però si potrebbe fare lo stesso, Boruto non lo so, Dragon Ball diciamo di sì, Assassination Classroom sono tutti uguali, sono di colore diverso, sono tutti così, con la faccia del professore alieno e di vari colori, giallo, rosso, blu, nero. Io devo ancora leggermi, tra l'altro. Allora, adesso, visto che sto andando al lavoro, che domani purtroppo è il mio ultimo giorno, che purtroppo, cioè, sì e no, cioè. Mi sono finito il numero 2 e 3 di... devo ancora iniziare il numero 3, però mi sono finito il numero 2 di Pokémon La Grande Avventura, la prima serie, ovviamente. Adesso in queste vacanze riesco a... Vedo di finirmi anche il 3 e... Poi stoppo e passo un po' agli altri. Passo un po' ad altri come One Punch Man, che mi mancano due volumi, cioè due fumetti, due manga li leggo, e poi passo a qualche serie e la completo. Ok, sì, ok, con Pokémon La Grande Avventura il terzo volume, però del terzo volume, da qua vediamo Pain, il capo dell'organizzazione Alba. Quel dice Kakuzu. E avevo ragione, sì, mi ricordavo che si chiamasse così, sì. Ah, qua è quando muore Asuma. O Asuma, come volete voi. Ok, stavo dicendo, sì, ok, che ho, per appunto, Pokémon La Grande Avventura, il terzo volume, però finire il 3, poi leggermi subito altri tre fumetti belli pesantoni, Team 10, ok, bel titolo, mi piace, che è appunto il team di Shikamaru, Choshi, o un cacchio, volete chiamarlo voi? E appunto Ino. Appunto, leggermi tre fumetti che sono non pesanti, però sono belli corposi di pagine. Subito dopo aver finito due libri, due manga, di cui belli potenti pure loro,
Non è una bella idea. Quindi io andrei con appunto finire il primo volume, passare due di One Punch Man, così mi completo anche One Punch Man. E poi... poi allora Dragon Ball l'ho completato, Devilman l'ho completato, il primo Naruto, il numero 60 di Naruto fatto, il Jujutsu Kaisen fatto, il numero 2 di Black Clover fatto. Mi manca il numero 1 di Black Clover, il numero dell'1 al 4 di One Piece, numero 1, 2 Boruto, 5, 6 Dragon Ball a colori, Assassination Classroom 1 e Radiant 1. Sì, potrei partire prima da quelli che mi sono rimasti di meno, quindi in questo caso completo i due One Punch Man, poi vado a leggere un bel Black Clover e poi passo ad Assassination e Radiant e poi vado a completare i duetti. O se no mi leggo prima quelli singoli e poi vado a doppio. Sì, che forse è meglio, mi leggo prima Black Clover, poi Assassination Classroom, Radiant, One Punch Man 1, 2. Anche se forse è meglio fare Black Clover, i due One Punch Man e poi i restanti in modo vario. Ragazzi, mi distacco molto dall'argomento principale, che in questo caso è Naruto, però quando inizio a parlare di una cosa sapete che non mi fermo. Mi devo ancora leggere i fumetti DC e Marvel, porco due. Sono ancora quelli da leggermi. E quelli vabbè sono di poche pagine, alla fine non è detto che è quella enorme. Però alla fine potrei in qualche modo leggermeli un po' tutti. Adesso mi tocca da finire solo il 3 di Pokémon. Il 7, l'8 e il 9 di Pokémon me li leggo più avanti. Eh sì, mi leggo più avanti e boh. Poi resumo, mi dispiace, comunque mi piaceva come personaggio, non era male. Era un canotto del cazzo, cioè fumavo ogni 20 secondi. Cioè se non sarebbe, secondo me, se non sarebbe morto per mano di Ida, sarebbe morto di cancro, sicuro. Ma va bene. Ragazzi, mi devo anche ricordare che devo finirmi Boruto e devo recuperarmi tutti quelli di Naruto, che sono ancora la prima serie io. Oddio, quanti episodi mi devo ancora vedere, porca demonio. Ma devo ancora vedere un sacco, ma un sacco. Perché c'è appunto Naruto Shippuden, Naruto... c'è per appunto Naruto Shippuden, i vari film. Beh, Boruto mano a mano ci sto andando con calma, quindi mi mancano... cioè adesso l'ultimo episodio cos'è? Il 112? Non ce la facciamo a fare un altro. The Ultimate Goal. Okay. The Ultimate Goal è il prossimo, la prossima story che andremo a fare nel prossimo video. A meno che non si muove di uscire questo cacchio di terzo anniversario, perché non mi ricordo più quando cacchio esce. Devo riguardarmi i miei video per controllare, giusto ragazzi? Giusto. Comunque appunto, il prossimo stage è lo stage 2206, The Ultimate Goal. Ok. Quindi ragazzi, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, commentate con il video, iscrivetevi come l'ho fatto. Noi ci vediamo domani con la nostra serie Dragon Ball Z Dokkan Battle. E quindi pica pica a tutti.